Posso dire di conoscere abbastanza bene Margherita. E qualcuno mi ha chiesto cosa avrebbe detto oggi Margherita vedendo realizzato il suo sogno di avere riaperta questa specola con un telescopio così bello, tra l'altro come quelli che noi intendevamo come telescopi. E devo dire che penso che Margherita sarebbe stata veramente contenta, ma quello che avrebbe detto sarebbe stato: ma e perché non ci avesse messo un CCD dietro? E lo spettrografo, quando glielo mettiamo? Perché una caratteristica di Margherita era che qualsiasi traguardo era sempre temporaneo, era un altro passaggio verso un qualcosa di più, verso un qualcosa di nuovo. E in fin dei conti, in questa sua caratteristica, in questa sua attitudine, c'è il nucleo della ricerca, perché la ricerca significa non essere mai contenti del risultato raggiunto, non credere mai che quello che si è conosciuto è definitivo ed essere pronti per proseguire, per fare qualcos'altro, per magari cambiare idea. Quindi ecco, Margherita sarebbe stata contenta, ma in qualche modo avrebbe detto sì, ovvia, col suo toscanaccio che tanti anni a Trieste non avevano minimamente diluito, e avrebbe detto diamoci da fare, che adesso che abbiamo questo bel telescopio è il caso di proseguire, di trovargli qualche altro strumento, di farlo funzionare. La specola Margherita Hack. Questo è il nome scelto per il Centro di Divulgazione Astronomica Basovizza, succursale dell'Osservatorio Astronomico di Trieste dell'INAF, inaugurato ieri 3 marzo dopo 5 anni di inattività. La cerimonia è stata aperta dal direttore dell'osservatorio, Stefano Borgani. È intervenuto anche Massimo Ramella, astrofisico, che ha curato il restauro della specola, e i rappresentanti di Televita, Michela Fraborea e Deborah Voliani, che hanno dato il via alla generosa sottoscrizione popolare che ha consentito la raccolta dei fondi necessari al restauro della struttura. Presente alla cerimonia il presidente della provincia, Maria Teresa Poropat. Ma a me è rimasto impresso veramente la partecipazione della cosiddetta gente, della gente comune, di quelli che, affascinati dalla figura di Margherita Hack, hanno sentito il loro dovere dare una mano per recuperare un pezzo della storia di questa città, della storia culturale di questa città. E credo che è stata una lezione anche per noi astronomi professionisti, noi che siamo abituati a pensare ai grandi progetti, quelli che smuovono le centinaia di milioni di euro, se non i miliardi di euro. Ecco, una volta tanto, con un progetto che all'interno dell'ente come bilancio può essere considerato quasi nei ritagli, in realtà questo ha suscitato l'immaginario di tanta gente di tutta Trieste. Abbiamo visto in questi giorni la quantità incredibile di telefonate di cittadini che abbiamo ricevuto e che vogliono venire su, si stanno prenotando per venire su. Devo dire che sono belle giornate per l'astronomia, per la divulgazione e per l'immagine dell'INAF. Ecco, 5 anni sono voluti prima che si restaurasse questa specola. E è stata necessaria, diciamo, la scomparsa di Margherita Hack, o era un progetto già esistente? Ma in realtà il progetto è partito prima che Margherita Hack scomparisse, è partito circa 6 mesi prima della sua scomparsa. Io credo, ad onor del vero, che la scomparsa di Margherita Hack abbia triggerato una molla, in qualche modo abbia fatto scattare una molla nel sentimento di tante persone qui a Trieste. Nonostante questo, io non credo che abbiamo fatto qualcosa che sia solo finalizzato a soddisfare un desiderio di Margherita Hack, perché chi conosceva Margherita Hack sa benissimo che soddisfare un suo desiderio non sarebbe bastata come motivazione per lei per realizzare qualcosa di nuovo. Quindi Margherita Hack ci ha sicuramente aiutato, io lo considero l'ultimo regalo che ci ha fatto, ma diciamo che questa onda emotiva l'abbiamo saputa cavalcare con l'aiuto di tanti collaboratori in questa città, che è una città della scienza in qualche modo, in cui qualunque evento scientifico viene vissuto dalla collettività. E di questo credo che come Osservatorio Astronomico di Trieste siamo molto contenti.